Alberto, avete completamente ragione. Questo è un mondo in cui siamo molto stressati. Immaginate che siete un contenitore fatto interamente di vetro, di un vetro sottile. No, guarda, è un pirla. È sul Dentro serio. questo corpo contenitore c'è un'acqua che rappresenta tutte le tue Dobbiamo tornare ansie. assolutamente in diretta con il programma. Noi ti ringraziamo per questo momento di grande relax. Ci hai davvero portati in un altro mondo, ma adesso ci dobbiamo risvegliare. Ci dobbiamo riprendere il nostro numero di telefono, quello di Radio Sweetrix Milano, è lo 02-6477-9900. Adesso vediamo subito se c'è la prima telefonata in linea. Vi ricordo, il primo ovviamente a prendere la linea parteciperà al nostro gioco velocità. Pronto? Chi è con noi? Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Sono Danilo. Danilo, ciao, ti va di fare un bel viaggio? Sì, dai, perché no? Come si chiamano i sette nani? Allora, Dotto, Eolo, Pisolo, Vai. Malmolo e Forza Danilo, dai, Cucciolo. concentrati, dai. Ti spiego tutto dopo. Mi mancano i nomi di due sette nani. Ho detto Dotto, Eolo, Pisolo, Mammolo, Cucciolo. E Pirlolo, sto facendo il bagno, mi lasci 5 minuti? Brontolona, brontolo e gongolo. Oh, ce l'abbiamo fatta, grande Danilo, prepara le tue valigie perché si parte per un fantastico viaggio in provincia di Brindisi. Brindisi. Dai, parti da solo in compagnia, Danilo. Laura, abbiamo vinto un viaggio a Brindisi, vuoi venire con me? Ma va a cagare! Da solo. Lei è dalla provincia di No, Brindisi? io aspetto una signora della Grecia, ma non penso che sia finita. No, no. Sì, buongiorno. Ecco, è iniziato il mio viaggio a Brindisi, è iniziato con una bellissima sorpresa. Niente, adesso devo fare queste riprese, Viviana, non sono matto che parla una camera, perché devo fare il mio diario. Iniziato dal mare, nella presentazione proprio di tutta la provincia di Brindisi. Questo è il primo posto dove ti dovevo portare. Danilo, raccontaci. Ah, non so cosa dirti, una vacanza magica, una terra bellissima, mare stupendo, le luci, i colori, magica veramente. Bene, tra i tanti emigranti ce l'ho anch'io. E questa voglia di partire, questa voglia di abbandonare, mi ha dato dalla voglia che avevo capito che questo era meraviglioso tutto, meraviglioso il sole, straordinario il vino, straordinario la presenza degli amici, dei genitori. E forse involontariamente il promotore di questo strappo si chiama Domenico Modugno. Quindi Milano per me è stato un bel punto d'arrivo. Ma la cosa bella, mi piace che arrivi da Nino, da Milano in qua, che ti devo spiegare, Danilo? Che ti devo spiegare? La Puglia, ma la Puglia è fantastica, la Puglia è straordinaria.
volevo raccontare un po' della storia di Brindisi. Abbiamo una storia di tutto rispetto, anzi, la raccontiamo a Danilo perché lui non ci crede. Ma questo è un problema che noi abbiamo sempre quando vengono soprattutto amici, no, da fuori. Non credono che questa sia stata una città, questo è un territorio dove sono passate tutte le dominazioni, popoli, tante persone che hanno scritto una storia importante, da Virgilio a Federico II, e tutte persone che hanno voluto passare di qui perché questo era il porto, era il luogo sicuramente più vicino all'Oriente, era il punto di congiunzione fra Occidente ed Oriente. Alberto, ma ci cambia fare se non conosci Brindisi.